Brignano ed il piccolo Marco Todisco sono i favolosi protagonisti della serie televisiva in onda su Canale 5 dal titolo Fratelli Detective con Fioretta Mari. È un format argentino, venduto prima in Spagna, ha avuto molto successo, adesso è qui da noi, abbiamo fatto già una puntata, un TV movie un po' di tempo fa, adesso facciamo questo lungo seriale, 6 puntate. Sono molto orgoglioso di questa cosa qua, è un buon prodotto, spero che diverta il pubblico perché c'è poi quella componente comica che non hanno magari tante altre fiction che magari risolvono solo i casi gialli, e invece in questo caso ci si diverte perché è fatto per un certo tipo di pubblico che ha bisogno anche di quello stimolo lì. Certo, che fine, poveraccio. Beh, insomma, mica tanto, quando ti abitava. Poveraccio, per come è finito. Ah sì, certo, porello. Anche se secondo me il punteruolo è d'argento. Il mio personaggio è Orsi. Orsi è un orso, è un personaggio abbastanza silenzioso, parla poco, usa poco le armi, più le mani. È un personaggio che è collega di Enrico, è il suo braccio destro ed è il suo migliore amico fondamentalmente. È uno che quando c'è ci deve essere, c'è anche se non te lo aspetti. Ta-da! Oddio, scusa, sono io. Ciao. Ciao, questo è per te. Grazie, un limone. Sì, volevo portare tutta la pianta ma non entrava in macchina. Lo credo. È un simbolo. Di cosa? Di un weekend insieme. Valentina, una ducatista innamorata della sua libertà che vuole chiudere col suo passato, un passato un po' scomodo che l'ha fatta soffrire abbastanza in amore e quindi decide di tornare al suo vecchio amore, la sua passione legata alla moto e a fare la barista. Incontra Forti tutti i giorni perché la caserma è lì, quindi tutti i giorni al bar torna e quindi c'è una sorta di avvicinamento e poi si vedrà. È un prodotto secondo me garbato, delicato, attento, intrigante, divertente soprattutto, che parla di sentimenti, parla di giustizia, ma la giustizia è di sottofondo, è chiaramente legato alla pubblica sicurezza, perché il personaggio di Francesco Forti è un ispettore capo, un semplice ispettore. In questo caso però c'è una componente fondamentale che è quella dei sentimenti umani e quindi ho per questo a fianco a me Marco Todisco, un giovanissimo attore che fa mio fratello e che quindi instaura con Francesco, cioè io, questo rapporto fondamentale che lega un po' tutte le puntate. Che leggi? Fai compiti per domani? No, cultura personale. Le ultime scoperte sui campi gravitazionali. Lo sai che ci sono scienziati che hanno messo in discussione Newton e le sue ultime scoperte sull'attrazione dei corpi. Aiuto Enrico Brignano a risolvere i suoi casi. Senti, ma in che modo? In che modo? Con la testa. Ragionando con la testa e lui mi fa ma che vuol dire, che vuol dire? Mi faccio no perché secondo me, e quindi poi ci mettiamo d'accordo e riusciamo a prendere il criminale. Scusa, ma tu e Forti siete amici? Perché non è possibile, eh? Ma dipende, per esempio io e mio marito siamo amici dopo 11 anni di matrimonio e 9 di separazioni, ora che viviamo in 2 città diverse siamo diventati tanto amici. Il mio personaggio è Antonella, la padrona di questo bar. La vedrete in tutte le puntate, sono molto contenta perché il mio ritorno a Canale 5 con una fiction veramente carina. Io ho visto adesso del girato e Rossella Izzo è strepitosa, Brignano non ne parliamo, Marco il bambino è bravissimo, Lautieri, tutti straordinari, tutti gli attori, bellissimo cast, una cosa molto bella. E devo dire, sono orgogliosa di far parte di questa fiction. Fratelli Detective sarà veramente una cosa che piacerà al pubblico perché è recitata bene, nel senso che non sembra recitata. È vita vera e in questo momento ne abbiamo bisogno. Ciao. Ciao, spettacolo che spettacolo. Ciao, spettacolo che spettacolo.